Ah, qui su WhatsApp Economy ci siamo sempre soffermati sui massimi sistemi. Ad esempio, lo Stato deve fare questo, sui mercati è successa quest'altra cosa, quella politica non sta funzionando, eccetera, eccetera, eccetera. Eppure non ci siamo mai chiesti qual è la vita di una partita IVA fatta di tasse, anticipi, conti da far quadrare, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma. Tipo me, tutti si chiedono di cosa parlerà oggi WhatsApp Economy, eppure nessuno si chiede come sta WhatsApp Economy. Ormai è da poco più di un anno che sono in partita IVA e sapete come mi trovo? Beh, da Dio. Siete sconvolti? Vi aspettavate un uomo distrutto senza più forze? Beh, mi dispiace. Però in passato ho condotto una startup e quei 2 anni da amministratore di un SRL, beh, quei 2 anni mi hanno forgiato. Quello sì che era l'inferno. Infatti la vita di una partita IVA non è assolutamente complicata e anzi accessibile a chiunque, soprattutto se seguirete qualche mio consiglio e utilizzerete un servizio che vi racconterò dopo. Ma innanzitutto, Joe, cos'è una partita IVA? Non è nient'altro che un codice ad 11 cifre che serve all'Agenzia delle Entrate per monitorare e controllare la vostra attività lavorativa e la vostra situazione fiscale. Beh, ovviamente sempre se volete avere una situazione fiscale, amico amico. Ma lasciando da parte le evasioni, esistono due tipi di partite IVA, quella ordinaria e quella forfettaria. La partita IVA ordinaria ha diversi adempimenti, tra cui il versamento e la dichiarazione dell'IVA, la compilazione del modello ISA e una contabilità da redigere ogni fine anno. Il tasto più dolente di questa categoria rimane purtroppo l'IRPEF. È una tassa che viene pagata sui vostri guadagni solo dopo ovviamente aver tolto tutti i costi sostenuti dalla vostra attività e in base allo scaglione in cui siete può raggiungere addirittura fino al 43% dei vostri guadagni netti, insomma una bella botta che potrebbe farvi rimpiangere di essere nati in Italia. Ma vi ho promesso il paradiso! E quindi tranquilli perché c'è un'altra categoria, e cioè la partita IVA forfettaria. È un regime semplificato, quindi, come vi dicevo, molto semplice. Infatti non ha tutta una serie di adempimenti che abbiamo citato prima, come ad esempio quello di calcolare anche l'IVA all'interno delle tue fatture, come tanti altri sbatti burocratici. Ma la cosa più gustosa di una partita IVA forfettaria è il suo impatto fiscale, che ammonta infatti fino al 15% dei tuoi guadagni netti, insomma, nulla a che vedere con la partita IVA ordinaria. E se rispettate alcune condizioni, potrete raggiungere un impatto fiscale addirittura pari al 5% per i primi 5 anni di attività con una partita IVA. Ovviamente le cifre che vi sto elencando sono spannometriche perché dipendono anche da alcuni parametri in base alla vostra partita IVA forfettaria. Ecco, io sono in quest'ultimo regime e grazie alle sue semplificazioni sia fiscali che burocratiche mi trovo semplicemente da Dio. Ma lo sento già che mi state chiedendo, Giorgio, ma come faccio a sapere se posso entrare anch'io in questo paradiso chiamato partita IVA forfettaria? Beh, figliolo, la regola generale è che se hai un reddito inferiore ai 65 5.000 euro potresti diventare un angioletto del fisco. Anche questa però è una regola generale ed è meglio fare anche qui ulteriori controlli, anche perché non sempre il regime forfettario risulta quello più conveniente. E quindi come faccio a sapere con precisione a quale regime devo attenermi? Beh, semplice, a questa domanda c'è una risposta, e cioè FiscoZen. FiscoZen è un team di consulenti fiscali che offre un servizio completamente online specializzato sull'apertura e sulla gestione della partita IVA. Quindi, se già la gestione di una partita IVA è molto semplice, con loro sarà veramente una passeggiata, ve lo posso assicurare. Se infatti stai pensando di aprire una partita IVA e sei indeciso e vuoi capirne di più sul da farsi, oppure ne hai già una e vuoi cambiare il tuo modo di gestirla, beh, puoi chiedere a FiscoZen una consulenza gratuita attraverso un loro consulente fiscale. E in 24 ore potrai iniziare a fatturare come un matto, che milanesi spostatevi, è arrivato il nuovo Bauscia di Milano. Figa, figa, figa. Sul milanese mi devo allenare. Infatti FiscoZen vi aiuta nella gestione sia fiscale ma anche amministrativa della vostra partita IVA. Insomma, robe super noiose che, se delegate, ovviamente vi permettono di concentrarvi maggiormente sul vostro lavoro, che è la cosa più importante da fare quando siete in queste cose. Insomma, non avete tempo di pensare anche allo Stato e a come pagare le tasse.
ci pensano loro. Loro sono a vostra completa disposizione via chat o telefonicamente per qualsiasi vostro dubbio e inoltre non solo si occuperanno dell'apertura della vostra partita IVA nel caso in cui non l'abbiate ancora già fatto, ma inoltre si occuperanno anche della dichiarazione dei redditi, vi inoltreranno gli F24 e infine vi manderanno delle notifiche per ricordarvi di tutte le scadenze fiscali, cosa molto importante anche questa. Insomma, avrete a disposizione un consulente fiscale completo che vi potrà facilitare ulteriormente la vostra vita da partita IVA per soli 299 euro all'anno. In realtà sono 249 euro per il primo anno se utilizzate il mio codice sconto. Senza FiscoZen potreste spendere anche dai 600 euro in su. Esperienza personale. In descrizione trovate un link dove potete prenotare la vostra consulenza gratuita con FiscoZen. Insomma, io lo utilizzerei anche per togliermi qualche dubbio, male non fa ed è completamente gratuito. In realtà ragazzi, purtroppo vi devo fare una confessione. Ho una doppia personalità. Da divulgatore, infatti, non posso che odiare profondamente il regime forfettario, in quanto comporta una serie di distorsioni fiscali e macroeconomiche che abbiamo visto più volte all'interno di altri video e che quindi, insomma, non fa benissimo al nostro paese. Dall'altra parte, però, farne parte è veramente uno spasso per i suoi vantaggi, quindi sì, ecco, non so veramente da che parte stare, purtroppo. Sono in conflitto di interessi, lo ammetto. Dopo avervi fatto questa confessione, vi racconto un po' di robe utili per vivere meglio la vita da partita IVA. Ora, abbiamo detto già che la vita da partita IVA è assolutamente accessibile a qualsiasi individuo che abbia dei pollici opponibili. Nonostante ciò, dobbiamo comunque stare allerta su alcuni aspetti, come ad esempio la gestione finanziaria della partita IVA. Come abbiamo detto, dobbiamo pagare tra il 5 e il 15% sul nostro reddito come imposizione fiscale. Oltre a ciò però dobbiamo pagare anche i contributi all'INPS, che sono la voce più costosa di una partita IVA forfettaria, intorno al 26%. Maledetta INPS! Il punto è che questi importi li maturiamo ad esempio nel 2022, ma poi li dobbiamo versare allo Stato nel 2023, cioè più di un anno dopo rispetto a quando li abbiamo maturati. E ciò può risultare un problema, soprattutto se questi soldi li teniamo sul nostro conto corrente e ci dimentichiamo di questo debito nei confronti dello Stato. E qui arriva un consiglio utile. Infatti si potrebbe aprire un nuovo conto corrente oppure ancora meglio un conto deposito fatto apposta per le tasse, dove mensilmente si può versare questi soldi che poi dovremo dare successivamente allo Stato. In tal modo eviteremo di spendere questi soldi ad esempio durante una serata troppo euforica nel nostro pub preferito. In questo modo, arrivata la data fatidica dove noi dovremo andare purtroppo a pagare le tasse allo Stato, basterà semplicemente aprire il nostro conto corrente dedicato alle tasse e inoltrare un bonifico verso lo Stato. Insomma, un gioco da ragazzi, come vi dicevo, nulla di più semplice. E qui mi chiederete, Giorgio, ma come faccio a sapere quanti soldi devo mettere da parte per poter pagare poi le mie tasse? Beh, è molto semplice, basta utilizzare una formula matematica e un foglio Excel. Ma se non avete dimestichezza con questi strumenti, vi aiuta proprio FiscoZen anche qui. Infatti un'altra loro funzione è proprio quella della gestione della contabilità, per rendere ancora più semplice la vita di una partita IVA. Per ogni fattura emessa, infatti, un tool di FiscoZen vi dice quante tasse dovrete pagare nell'anno corrente e quante nell'anno successivo, evitando così brutte sorprese. Insomma, popolo di partite IVA, non voglio più ascoltare lamentele, eh? Un altro consiglio utile è quello di spostare questi soldi sul nostro conto delle tasse almeno una volta al mese, in modo tale da non rimanere arretrati con i pagamenti, in modo da vivere più tranquillamente la gestione fiscale della nostra partita IVA. Insomma, in parole povere, arriva il 30 del mese, fate i vostri calcoli e fate il vostro bonifico al vostro conto delle tasse, così il resto che vi rimane, e spero molti soldi, potreste spenderlo tranquillamente in blackjack e squillo di lusso, senza nessuna preoccupazione. In questo modo non vivrete con l'ansia di dover pagare l'INPS e quando vi arriva la notifica da FiscoZen che dovete pagare i vostri contributi INPS, non vi troverete impreparati e basteranno 2-3 passaggi dal vostro home banking per stare a posto con lo Stato. Cosa c'è di più semplice? Parliamoci chiaro. Un altro consiglio è quello di non arretrarvi con la compilazione delle fatture.
Lo so, siamo sempre impegnati con cose più importanti, ma rimanere indietro con la contabilità può essere abbastanza rognoso. Insomma, devi tornare indietro nel tempo, ricordarti quello che hai fatto, oppure trovarti nella spiacevole situazione di chiedere al cliente la sua partita IVA mesi dopo la prestazione. Insomma, una rottura di scatole. Quindi, prendetevi i vostri 20 minuti al giorno o a settimana e fate questa cosa pallosissima ma necessaria. E sapete chi vi può dare una mano? Sempre FiscoZen, che ha tra le sue funzioni un sistema di fatturazione sia elettronica ma anche tradizionale. Quindi, oltre a questi piccoli accorgimenti, portare avanti una partita IVA forfettaria è un gioco da ragazzi e non richiede assolutamente un dottorato in economia. Riguardo ai costi invece, insomma, l'avete capito, nulla di tragico per il regime forfettario, anche perché vi concede estrema flessibilità. Se infatti in un mese non avete fatturato nulla, a quel punto non dovete neanche nulla allo Stato, al contrario invece del regime ordinario in cui, nonostante voi non fatturiate nulla, avete comunque degli obblighi fiscali da portare avanti. Ma facciamo un esempio pratico. Siamo un programmatore con partita IVA da 2 anni che fattura 35.000 euro all'anno e lavora da casa. Le spese principali sono l'imposta sul reddito del 5%, oltre a ciò dovremmo pagare anche i contributi INPS che ammontano a 7.160 euro. Quindi, da un reddito lordo di 35.000 euro, lo Stato alla fine della storia si ciuccia via 8.500 euro, pari al circa il 24% del nostro reddito. Insomma, una cifra, secondo me, più che onesta e assolutamente sostenibile. Attenzione però, perché se durante l'anno ho fatto qualche tipo di investimento, come ad esempio ho acquistato il computer nuovo oppure ho acquistato una connessione internet più potente, eccetera eccetera, beh, tutte queste spese non le posso scaricare, cioè non le posso togliere dal mio reddito imponibile per abbassare la cifra su cui si calcoleranno le tasse. Infatti lo Stato, per calcolare il reddito imponibile delle partite IVA forfettarie, utilizza delle cifre standard in base al tipo di professione che si svolge. Ed essendo delle cifre standard forfettarie, noi potremmo avere delle spese più alte rispetto a quelle previste dallo Stato. Per questo un regime di partita IVA forfettario non sempre è la situazione migliore per quello che andiamo a fare. Per questo vi consiglio ancora una volta di approfittare della consulenza gratuita di FiscoZen, proprio per essere sicuri che vi venga individuato il regime di partita IVA migliore per la vostra situazione. Insomma, in questo video vi volevo raccontare un po' la mia esperienza con la partita IVA, che, come vi ho detto, è risultata piuttosto semplice, soprattutto se si seguono questi consigli che vi ho raccontato all'interno del video. E inoltre potrebbe diventare ancora più semplice se si utilizza il servizio di FiscoZen. Insomma, aprire una partita IVA e conviverci non è mai stato così semplice. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati fin qui e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! Ciao ciao!